ritrovare pace nella propria vita. È questo che il Signore ci offre attraverso questa pagina di Vangelo. Accogliere Lui, accogliere il Suo amore, riconoscere che nella Sua misericordia non solo troviamo Dio, ma ritroviamo noi stessi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Si può conoscere Dio solo per imitazione. E l'imitazione di Cristo passa dalla vicinanza, dal desiderio di stargli vicino, dal lasciarsi contagiare dalla sua essenza. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Gesù è maestro alla scuola dell'umiltà e della mitezza. Tali virtù non sono da leggere in modo passivo. Umiltà e mitezza non sono verso il mondo e la vita. Non è santa rassegnazione. Ma Gesù è umile e mite in quanto figlio di Dio. Dio è Padre e seguendo la sua volontà realizzo me stesso. Troverete ristoro per la vostra vita. In Cristo io non solo scopro Dio, ma scopro me stesso. In Cristo so di essere amato e perdonato. Solo in Lui la vita trova senso e direzione. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Se sul subito il giogo ci toglie la nostra libertà, nel breve ritroviamo una libertà più profonda. Un senso di sollievo, scopriamo di non essere soli e di non esserlo mai stati. Da quale peso vorrei oggi essere sollevato?